Il cambiamento climatico impatta in modo sempre più importante sull'agroecosistema, ecosistema che riguarda l'agricoltura e che ci consente di ottenere ciò che mangiamo. Il cambiamento climatico sta impattando in maniera veramente importante perché dai dati satellitari Copernicus 3, che è la rete satellitare che monitora la temperatura superficiale della Terra, si è visto che la Valle di Susa è un hotspot, cioè si sta scaldando molto di più che le altre zone della regione Piemonte. In Valle di Susa, infatti, ci sono alcuni settori agricoli che sono molto in crisi. Uno di questi è la viticoltura. La vite è una pianta che ha bisogno di caldo per svilupparsi, ma ha anche bisogno di una certa regolarità nelle precipitazioni. La vite è una pianta e quindi, come tutte le piante, ha bisogno di acqua. Si è visto che in questa situazione, come quest'anno, dove stiamo assistendo ad una siccità molto importante, si sta verificando un fenomeno di stress molto importante sulla vite. Riguardo a questo argomento, l'AIAB, l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, insieme alla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori e la Camera di Commercio di Torino, sta avviando un progetto sullo studio della risposta della vite ai cambiamenti climatici. Quindi in futuro ne avremo anche qualche risposta da dare ai viticoltori per ciò che riguarda la resilienza in questo settore. Un'altra questione molto importante legata al cambiamento climatico è il deperimento del castagno, il castagno da frutto che rappresenta una coltivazione importantissima per la Valle di Susa, l'ha rappresentata in passato ma è tuttora molto importante. Il castagno soffre molto il clima secco e soprattutto le alte temperature, ma soprattutto è stato afflitto negli anni scorsi dal cinipide galligeno del castagno, che è un piccolo insetto che causa galle e che si era risolto, diciamo così, utilizzando un suo antagonista. Con il cambiamento climatico, l'antagonista, cioè l'insetto che preda questo insetto dannoso, ha sfasato il suo ciclo, per cui in questo momento ci sono molte aree castagnicole che trovano diciamo un aumento dell'incidenza del cinipide proprio per questo motivo, perché il suo antagonista non è più diciamo così, collegato al ciclo dell'insetto patogeno. Un altro aspetto che secondo me va preso in considerazione è l'acqua per l'irrigazione. Allora, fermo restando che il settore agricolo è un settore importantissimo, un settore primario per la produzione di cibo, va detto che non deve assolutamente avere la precedenza sugli ecosistemi. Si è parlato tanto in questo momento di prelievo dalle aste fluviali di molti più metri cubi per destinare all'agricoltura. Va attentamente valutato questa questione perché se si elimina o se si diminuisce troppo il deflusso minimo vitale dei fiumi, allora si va a intaccare tutti gli ecosistemi delle aste fluviali, a discapito dell'agricoltura. È vero che l'agricoltura otterremo mais per dare da mangiare agli animali, alle vacche e anche a noi, però andremo ad intaccare appunto tutti gli ecosistemi fluviali, che in un certo modo sono anche legati all'agroecosistema. Quindi attenzione perché ogni piccolo movimento sugli ecosistemi può causare un effetto farfalla e un effetto domino sugli altri.